Erano 63 le auto storiche che ieri hanno sfilato da Piacenza alla Valdarda in occasione della 37esima edizione della Castell' Arquato Vernasca, gara automobilistica di regolarità organizzata dal Club Piacentino Automotoveicoli d'Epoca. I gioielli automobilistici erano provenienti dalle province emiliano-romagnole, ma anche da Pavia, Lodi, Milano, Cremona, Mantova e addirittura tre equipaggi erano in arrivo dall'Olanda. Quattro i trofei e le coppe messi in palio durante le manifestazioni. Uno riguardava la prova cronometrata disputata nel circuito di Piacenza ed è stato vinto dall'equipaggio Garilli Merli, che ha gareggiato a bordo di una Fiat 500. Ad aggiudicarsi il trofeo CPAE per le prove di abilità svolte sulla Castell' Arquato Vernasca sono stati invece Gandolfo Pietro Paolo su una Porsche 910. La Coppa Tag Heuer per le prove ad eliminazione diretta disputata in piazza Lugagnano è stata assegnata a Cherry Cherry su Lancia Fulvia Coupé. La Coppa delle Dame, riservata ad equipaggi tutti al femminile, è andata a Chieri Cipezza in gara su Alfa Romeo Spider. Tra i concorrenti anche il comandante provinciale dei Carabinieri Paolo Rotagelpi e la coppia piacentina Battisti Omati a bordo di un Alfa Romeo Frecciaoro, risultata l'auto con la più antica data di immatricolazione.